Amici di Fanner, buonasera da Sport City. Si gioca la Buongiorno! Forward Cup, i playout tra Snack Bar D'Annunzio in maglia giallo-nera e Eur City in maglia rossa. Ai limiti dell'area di rigore deve arrivare un cross, si chiude bene la difesa dell'Eur City, poi invece lo Snack Bar riesce a trovare un varco e il tiro di Giacomo Buttaroni fuori. Gira il pallone. Poi il tentativo centrale, buona l'apertura, può arrivare il tiro e arriva, c'è una parata ottima di Leonardo Gianfrilli. Occhio ancora, pericolosissimo lo snack bar D'Annunzio, ancora una volta è tutto affidato ai piedi di Massimo Pacioni. Prova lo snack bar D'Annunzio e qui arriva il pareggio, non può niente Gianfrilli anche se c'era arrivato, ottimo tiro incrociato e c'è il pareggio dello snack bar D'Annunzio. Cross, una palla insidiosissima in area di rigore, prova a uscire Berardinelli, poi va a piazzare e c'è il salvataggio sulla linea, vicinissimo le Eur City al 2-1. Iannelli prova direttamente a giro verso la porta, c'è una stranissima deviazione, l'Eur City si riporta in vantaggio, il gol forse di Marco Iannelli, forse di un compagno lì davanti che l'ha deviato in maniera decisiva, è 2-1. Arriva la battuta verso il secondo palo, traiettoria esterna, ma c'è un gol pazzesco, è il 3-1 dell'Eur City. Coordinazione perfetta e Berardinelli beffato per il 3-1. Dario Mariti ha realizzato lo spettacolare gol del 3-1, poi che va verso Calicchia. Arriva poi il tiro da parte di Buttaroni, si distende Gianfrilli, una parata a spettacolo, il pallone fuori dallo specchio della porta. Batte Cipriani. Arriva poi la girata da parte di Amori, anche un tiro a rimorchio completamente fuori dallo specchio della porta. Buona però la giocata del numero 29. Dai piedi per evitare ulteriori pericoli. Iannelli ancora qui, che è scopertissima la difesa dello snack bar D'Annunzio. Le Eur City cala anche il poker, il 4-1 segnato da Simone Silvaggi, ottimo l'asse con il capitano Marco Iannelli. Iannelli ancora a provarci a giro, stavolta pronto Belardinelli. Giocatori in maglia gialla. Eccolo che arriva il tiro da parte del numero 4, intanto Pacioni, grandissima risposta quella di Gianfrilli. Interessanti questi ultimi 5 minuti di gioco, qui c'è un errore difensivo, il pallone offerto a Calicchia che va a botta sicura ma spara alto sopra la traversa. Calicchia prova lui a muoversi tra le linee, offre un buon pallone, è battuto qui Leonardo Gianfrilli, lo snack bar D'Annunzio realizza il gol del 4-2. La giocata. C'è il tiro poi dalla distanza da parte di Daniele Amore, poco alto sopra il 7. E c'è il triplice fischio del direttore di gara. Vince 4-2 l'Eur City, una partita combattuta purtroppo solo nel primo tempo per lo snack bar D'Annunzio che nel secondo cede sotto i colpi dell'Eur City.